Ragazzi, buongiorno, buongiorno a tutti, come state? Tutto a posto? Dai, penso di sì, penso di sì. State lavorando, vedo che le cose vanno bene. Innanzitutto volevo chiedere scusa se qualcuno si è sentito tirato in causa dall'ultimo post, diciamo, un po' incazzoso che mi è venuto fuori, ma non... Io sono così, nel senso mi piace le cose dirle come mi vengono fuori e se qualcuno si sente toccato non dovete sentirvi additati perché non ce l'ho con nessuno in particolare, però quando vedo delle cose che per me, ripeto, per me sono veramente scandalose, basilari e robe del genere, mi lascio un po' prendere. Detto questo, oh, ma volete mettere sti like alle pagine e tutto quanto? Purtroppo Facebook fa vedere i nostri video a tutti. Alla signora Peppina del terzo piano, a chiunque si occupi di fitness piuttosto che di diete marziane o di criptovalute. Perché? Perché va a guardare le interazioni da dove arrivano. Quindi io ho bisogno che voi invitiate gente, che interagiate con i post, che mettete like ai post, che mettete like alla pagina, perché la pagina è quella dove Facebook guarda qual è il pubblico target, il pubblico a cui far vedere le nostre cose. Poi, oggi inizieremo a guardare a come evolvere, come avete visto, ho fatto un sondaggio a mani basse, ha vinto l'opzione di evolverci, di andare avanti e quindi inizierò questa sera. Oggi vi dico subito, vi parlerò di Ilium, è un tool che tutti più o meno usiamo, tutti intendo i self-publisher che lavorano come self-publisher, che già fanno questo lavoro. E perché è indispensabile? È indispensabile perché ci dà delle opzioni che nessun altro tool al mondo ci dà. Ho provato Keep, ho provato BookBeam, ho provato tutto, 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 veramente tutto, e niente, nessuno è completo come Ilium. È vero che è un tool più caro degli altri, ma questo è il motivo per cui io vi ho detto che è una roba un po' più avanzata. Questi sono i piani. Poi faremo un video pubblico dove spiegherò a tutti come funziona Ilium. Oggi però mi interessa farvi vedere più o meno quali sono le cose che subito chi ha disponibilità economica di acquistare Ilium e chi ha la disponibilità di tempo di usarlo, perché come tutte le cose, come vi dico sempre, è inutile spendere dei soldi se non lo usate. È inutile comprarvi una Ferrari se poi non avete il tempo di andare in pista. È inutile comprarvi il windsurf se vivete a, che ne so, a Plan de Corones. Cioè, dovete, tutti i tool vanno utilizzati in maniera saggia. Allora, una delle novità di Ilium, da 15 giorni a questa parte, è che vi fa vedere esattamente cosa sono le differenze tra un piano e l'altro. Io il Diamond, perché non ha limiti. I limiti più o meno imposti sono limiti temporali o limiti di numeri. Poi ve li andate a guardare da soli, però ad esempio nella ricerca prodotto ti permette soltanto di usare per 30 giorni Trendster. Vabbè, l'X-Ray, che è l'estensione questa che vedete qui, la potete usare sempre. Potete fare, che ne so, 50 lanci su Walmart. Nella ricerca keyword siete limitati nell'utilizzo di Cerebro, di Magnet e tutto quanto. Comunque questo lo potete vedere da soli. Quello che mi interessa stasera è andare sul mio profilo e farvi vedere, ad esempio, le cose principali che per noi sono indispensabili. Le cose principali che per noi sono indispensabili cosa sono? Sono questa parte delle keyword, quindi Cerebro o Cerebro come volete. Magnet e non magnet come in tanti lo chiamiamo, sono le due che usiamo di più. Cerebro in assoluto da parte mia è consumato. Perché motivo? Perché Cerebro ti permette di fare il reverse engineering su un ASIN, ti permette di vedere esattamente quel libro per quale motivo si trova in quella posizione. Se si apre ve lo faccio vedere adesso. Dicevo, per quale motivo quel libro si trova in quella posizione, per quali keyword sta rankando, che co corrispondenze ha, quanti sono i competitors, vi fa vedere un casino di robe che gli altri tool fanno in maniera separata.
Se ad esempio noi vogliamo andare a vedere, che ne so, il numero di ricerche di una serie di libri, con tutti gli altri tool che vanno benissimo, e ripeto, questa qui è un'evoluzione, ma tutti i tool che fino adesso abbiamo usato vanno benissimo. Per farvi capire meglio, prendiamo, guardate, il libro che mi ha fatto arrabbiare l'altro ieri. La sopra de letras en español. Ah, l'ha corretto adesso. Ah, però sulla copertina no, vedete? A spagnol, è spagnol. Vabbè, poco male. Andiamo a prendere l'asin di questo libro. Ok. E andiamo a copiare qui. Mercato inglese. Possiamo scegliere i mercati che vogliamo. Alium adesso funziona in tutti i mercati, tutti, 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 compreso quello del Giappone, che è uno dei prossimi mercati da andare ad attaccare, però vabbè. Se noi gli chiediamo git keyword, lui si mette a lavorare e noi possiamo inserire fino a 10 asin qui, quindi combinarli e chiedere dati e come si dice, e matching tra uno e l'altro, come si dice, e corrispondenze tra uno e l'altro degli asin che andiamo a inserire. La cosa figa è che quando lui finisce di calcolare, ci mette un pochino perché provate a immaginare la mole di dati che analizza questo tool. Adesso quando si apre lo capirete da soli. Se si apre, naturalmente. Come fai? Ci siamo? Sì. Dai, Ciccio, non fare così, su. Non ti ho chiesto l'America. Ok. Intanto vi si aprono tutti questi filtri qui, che dopo andremo a vedere come usarli. Questi sono la cosa veramente importante per noi. Qui sotto lui vi mette tutta una serie di dati. Aspettate che togliamo Java. 1, 2 e 3 che non vi servono. Ok. Vi mette una serie di keyword che sono queste, legate a dei libri. Se io ci vado a cliccare, lui mi va a prendere il libro per il quale io stavo guardando. Quindi questi sono tutte keyword e sono tutti libri. Qui cosa abbiamo? Abbiamo una serie di dati. L'IQ score, search volume, volume trend, sponsored asin, competing product. Diciamo a primo impatto, quelli che ci devono interessare sono i prodotti, che sono il numero di prodotti totali su quella determinata keyword, e il cerebro IQ score e search volume. Se noi le ordiniamo per cerebro IQ score, vi faccio vedere, ci restituirà dei numeri. Intanto abbiamo 141 keyword per questo libro. Di queste 141 keyword, che voi penserete che siano tante, ma per farvi capire, vediamo se mi fa fare un'altra ricerca. Guardate, vi faccio vedere intanto. 141 keyword, andiamo a prendere un sopra le letras. Se noi prendiamo ad esempio questo asin, solo per farvi capire la differenza, dopo ritorniamo sul libro vecchio. Andiamo a togliere questo e mettiamo questo. Vediamo se anche questo ranka solo per 141 keyword tra sponsorizzate e organiche. Vediamo, secondo voi? Su, bello, ce la puoi fare. Ok, 282. Il doppio delle keyword, il doppio esatto. Ok? E già questo vi fa capire che quel libro non può competere con questo libro. Teniamo questo ormai come esempio, dai, andiamo avanti con questo. In questo caso abbiamo, questi sono i risultati, vedete? Più di 773, più di 100.000, più di 1.000. E quindi una cosa che possiamo fare, ad esempio, è metterli in ordine. E una volta che ci vengono restituiti i risultati, andare ad analizzare solo quelle che ci servono. Noi sappiamo che dobbiamo stare entro 1.000 risultati e quindi dobbiamo andare avanti. Oppure possiamo mettere qualcosa all'interno dei nostri filtri.
i filtri cosa dicono. Se vi appoggiate sopra, vi dice esattamente che cosa serve, a che cosa serve quel filtro. Vedete, surf volume, il numero di volte in cui questa keyword viene cercata mensilmente su Amazon. Questo qui vi fa vedere in che posizione una determinata keyword è organicamente. Quindi iniziamo a mettere un po' di cose. Noi sappiamo che il search volume almeno deve essere di 500. Come massimo non ci interessa. Quindi se è più risulta, se è più ricercato, non è un problema per noi. Quindi va benissimo. Poi possiamo chiedergli, ad esempio, che vogliamo vedere solo le keyword organiche, quindi non le sponsorizzate, per cui questo libro ranka. Difficilmente noi facciamo libri con una keyword secca, almeno di solito sono due le parole di una keyword e quindi anche qui io metto sempre almeno due. Iniziamo a vedere cosa succede. Avevamo detto erano 280 keyword. Da 280 keyword sono diventate 18. Questo libro organicamente ranka per 18 libri, per 18 keyword. Se mettiamolo e scorre in ordine, dovremo cercare il numero più alto che ci viene fuori. Adesso vi spiego che cos'è questo numero. Il numero di IQ score calcolato da Ilium non è altro che il rapporto tra il volume di ricerca il numero di prodotti a disposizione per questa determinata keyword che adesso apparirà qui. Questo cosa ci fa capire? Che più è alto il numero di IQ score e più noi abbiamo possibilità di emergere rispetto a questo libro. Adesso noi stiamo analizzando questo libro che sta rankando per queste keyword, sopra de letras en español para adultos, My subscription, che non c'entra niente, Word Search for Adults, libro in español para adultos, Word Search for Adult. Queste 18 keyword voi assolutamente le dovete avere nel sottotitolo e nelle 7 keyword di backend. Perché? Perché se voi avete tutte, se riuscite a mettere queste 18 keyword nelle 7 keyword di backend, e tra l'altro poi potete anche scremarle, perché ad esempio vediamo se ce n'è una che non c'è, the search. Questa la potete togliere. A noi non serve questa keyword. È da buttare via per noi. Ursula Quinto, The Grand Game. A noi non serve. Si può buttare via. Andiamo a vedere le altre colonne. Abbiamo detto che questi sono il numero dei competitors. Quindi vedete che qui abbiamo dei numeri di ricerca che sono molto alti. Anche mettendoli in ordine, vediamo da dove parte. Mi sembra che c'era un 700. Purtroppo, vi ripeto, io sono connesso in questo momento Wi-Fi, però comunque il programma non è sempre velocissimo, eh. Perché? Perché deve analizzare un casino di dati. Calcolate anche che è un programma che nasce anche per FBA, quindi va a scremare, quando noi facciamo questo tipo di ricerche, va a scremare tutto quello che sono i prodotti fisici che servono appunto per FBA. La stessa identica cosa la potete fare anche per Walmart. Walmart, nel caso qualcuno di voi riesca ad accedere, perché non è facile, accetta anche i coloring book. Mettiamoli in ordine decrescente. Questa è un'operazione che io posso comunque togliere. Perché? Perché se vado sui miei filtri, andiamo a cercare, mettiamolo qui, la casellina, questa qua, vi fa vedere il numero totale dei prodotti che si trovano con questa determinata keyword frase. Keyword frase intesa come il numero di, come il nome di, come il numero di ASIN. Io qui cosa faccio? Di solito io qui metto da 100 a 1000. Molti questo 100 non lo mettono, mettono direttamente 00. Sono scelte, sono prove che dovete fare. Così cosa succede? Che lui ridurrà ancora le keyword
Perché? Perché deve sempre stare alle nostre regole. Noi adesso gli abbiamo chiesto che vogliamo al massimo delle keyword che abbiano 1.000 risultati, al massimo delle keyword che come valore di ricerca minimo abbiano 500, delle keyword che devono essere composte da almeno 2 keyword, dopo questo andiamo a cambiare, e che ranchino organicamente. Andiamo a vedere se ha finito. Iniziate a capire la potenzialità di questo programma, noi possiamo fargli fare veramente quello che vogliamo. Poi, come sempre, starà a noi andare a cercare le keyword e tutto quanto. Eccole qua. Se togliamo questa che non c'entra, questo libro ranka organicamente, solo ed esclusivamente per queste 3 parole, seguendo i nostri parametri, eh? Quindi con delle keyword che sono comprese sotto i 1.000 risultati, con almeno 500 ricerche mensili, e possiamo vedere ancora delle altre cose. Ci fa vedere, ad esempio, per questa keyword che è arrivato negli ultimi 7 giorni, primo come sponsorizzata, attraverso la seconda è arrivato secondo attraverso la sponsorizzata. Dato che abbiamo visto che abbiamo dato noi delle specifiche a questa keyword, possiamo vedere che però 2 volte è entrato al primo posto anche organicamente. Cuchigramas en español para adultos ranka anche per questa, ma vedete, non è la sua keyword principale, Crucigramas, tant'è vero che organicamente è 37esimo. Andiamo a vedere se invece vediamo cosa succede se, ad esempio, il word count lo mettiamo a 1. Il bello di questo programma è che voi potete giocarci come volete, potete adattare la ricerca a quello che sono i parametri che secondo voi stanno funzionando meglio per quella determinata nicchia. Io sì, vi do un'indicazione, se però ad esempio voi dite: guarda, mamma, ho fatto delle ricerche nella nicchia delle diete, ad esempio, dei ricettari da scrivere o dei ricettari dietetici da scrivere. I tuoi parametri sono troppo permissivi, allora io ho messo massimo 500 risultati. Benissimo, così potete farlo. Non dovete stare a SPT, quello di Corbin, a Self-Published Titans. Perché? Perché è un prodotto più da massa quello. Questo vi permette di entrare più nello specifico, di cercare esattamente quello che volete. Andiamo a vedere cosa è successo. Cos'è entrato? Nient'altro. Nient'altro. Ok, ampliamo i filtri. Ampliamo i filtri e quindi questo diventa un 1 e mettiamo anche le sponsorizzate. Vediamo cosa succede tra organiche e sponsorizzate. Vediamo cosa succede. Cosa succederà? Boh, chi può dirlo? Chi vivrà vedrà. Lo so che a prima vista sembra un programma incasinato, ma non è così, ragazzi. Quando ci prendete la mano è veramente un prodotto semplice da usare. 2 addirittura. Però vedete? Primo, secondo posto, primo, secondo posto. Con i filtri che gli abbiamo dato noi, quindi con meno di 1.000 ricerche, meno di 1.000 prodotti, un numero di ricerche mensili di almeno 500. I dati si vanno a rimpicciolire. Possiamo fare un'altra roba. Possiamo o abbassare il numero di ricerche, oppure, ad esempio, prendere un libro che non sia solo per il mercato spagnolo. Prendiamo quello di prima. No, facciamo un coloring qualunque. Facciamo così, così. È un coloring books. Il primo che viene fuori lo analizziamo. Prendiamo il primo organico. Primo organico. Uno che abbia un bel BSR. Così. Vediamo questo. Relaxing Christmas. Torniamo alla nostra ricerca.
Vi faccio vedere sempre singoli, in questo, per ora, che così non ci incasiniamo. Ci va a fare la ricerca e dopo andiamo ad aggiustare i nostri filtri. Su questo libro, che è un libro di successo con un BSR, quant'è che ha? 337, questo libro qui fa spavento, pur essendo un libro natalizio. Vediamo quando l'hanno pubblicato. Allora, Madonna, che nervoso che mi viene quando non riesco a beccare le robe. Ottobre 13 ottobre, 5 ratings, neanche recensioni, eh? Questo è per tutti quelli che mi dicono senza recensioni non si vende. 337 in libri, ragazzi. Cioè, arrancato solo in una categoria. Solo in una categoria, 68 pagine. I disegni sono carini. Mi sembrano un po' artificiali, eh? Vediamo. Comunque non c'è publisher questo, lo vedete dal titolo, vedete come è farcito di roba. Però, vabbè, vediamo come sta andando. Allora, vediamo come va. Adesso mi raccomando, domani tutti su questi libri che abbiamo analizzato, così abbiamo un altro autunno da analizzare. Allora, 2640 keyword, già le cose cambiano, eh? 2640. Ah, vi ho fatto vedere questo, word frequency. Questo qui ci fa vedere. Per quella determinata keyword, per quel determinato ASIN, quante volte ogni parola appare nella prima pagina. Ci dà una prima occhiata, una prima informazione che ci dice che ranka per 2640 keyword in totale, che sono queste qui, vedete? Di cui 1289 sponsorizzate, 1512 organiche e 388 proposte da Amazon. Iniziamo ad applicare i nostri filtri. Allora, search volume sicuramente da 500 in su. Word count, io direi almeno 2, perché stiamo parlando di un libro di Natale. Organic rank, a noi interessa da 1 a 10, io faccio. Voi dovete stare dentro la prima pagina, quindi potete fare fino a 15, fino a 16. La prima pagina perché? Perché il risultato voi lo vedete da qua sopra quando fate la ricerca. Ve lo faccio vedere. Vedete? In questa pagina lui farà vedere 48. Quindi se voi volete analizzare tutta questa pagina, qui nel filtro andate a mettere da 1 a 48. Ma siccome a me interessa stare nei primi 10, se non nei primi 5, io uso da 1 a 5, da 1 a 10. Poi abbiamo detto che la competizione deve essere massimo di 1000 e per ora direi che lo lasciamo così, libero. Vediamo cosa viene fuori. Abbiamo detto che sono attualmente 2640. 2640 keyword. È un libro che vendicchia questo. Intanto che lui lavora, ne prendiamo anche un altro. Prendiamo quest'altro, vedete? Allora, prendiamo sempre l'asin che mi serve, che vi faccio vedere ancora una cosa dopo. 2640 sono diventate 3. Vedete come fanno rankare un libro come sponsored in una keyword che non c'entra niente, ma proprio non c'entra niente. Eppure, basta metterlo qui. Sono poche, dipende cosa dobbiamo fare. Dipende cosa dobbiamo fare, perché? Perché potrebbe essere che a noi queste keyword servono
per fare una ricerca keyword, quindi per cercare delle complementari o qualcosa di valido, oppure ci servono per le sponsorizzate, ci servono per altre cose. Se noi aggiungiamo qui un altro ASIN, adesso gli abbiamo detto due libri, che sono questi qua. Questi qua. Uno e due. Gli abbiamo dato questi due. Strano che mi ha fatto una ricerca. No, falla nuovamente. Tutto quello che fate su Ilium vi rimane in memoria e quindi potete tirarlo fuori, analizzarlo e tutto quanto. Perché? Perché ci sono degli altri tool che sono ad esempio, no, adesso non ve li posso far vedere, che servono a vedere com'è l'andamento di una determinata keyword nel tempo. Oppure c'è l'ottimizzatore che vi permette di togliere le virgole, i punti, i doppioni e tutto quanto, Frankenstein, che è molto comodo. Cioè, c'è veramente un casino di roba, ragazzi. Per questo motivo analizzeremo man mano tutti i tool che ci propone all'interno di sé Ilium 10 in modo da non avere troppo troppo casino, perché sennò veramente è un bordello. Vediamo. Non so neanche da quant'è che stiamo trasmettendo. Boh, non ho neanche preso il tempo. Però adesso capite perché. Perdiamo del tempo a fare le cose, per farle bene. 9582 keyword, cosa sono? Sono le keyword per cui rankano questi due libri, uno e due. Anche qui possiamo iniziare a fare i nostri filtraggi. Diamogli soltanto il numero di ricerche, così iniziamo a vedere cosa succede. Adesso io gli sto chiedendo di farmi vedere solo ed esclusivamente le keyword per cui rankano questi libri che abbiano almeno 500 ricerche mensili. Da qui poi le keyword che si aprono, io cosa faccio? Le vado a controllare tutte, una alla volta, e vado a vedere se trovo qualcosa di profittevole. Sono liste infinite di keyword da controllare. Adesso perché ho messo solo le ricerche, ve lo spiego subito appena si apre. Ok. 1067 keyword, senza fare nessun tipo di filtraggio, solo dicendogli fammi vedere quelle che hanno almeno 500 ricerche mensili. Capite da soli che se noi riuscissimo a sponsorizzare il nostro libro su queste keyword, avremmo la certezza, a parità di budget, quindi è soltanto un'ipotesi per farvi capire come funziona il programma. La certezza di andare a competere con quei due libri, rankare con quei due libri. Non ci interessa a noi però in questo momento sapere che questi libri rankano per Coloring Books for Kids da 2 a 4 anni. Non ci serve a niente a noi. Perché? Perché chi cerca un libro da colorare per bambini da 2 a 4 anni non andrà a comprare il nostro libro. Infatti ha 10.000 ricerche. Quindi le ricerche, ad esempio, il numero di prodotti. Io lo andrei a rimpicciolire. Poi vedete che qua si sono aggiunti degli altri tool, delle altre cose. Una cosa figa, figa ultimamente che hanno messo è questo qua, top keyword oppure opportunity keyword. Se noi andiamo a fare top keyword, lui va da solo tramite il suo algoritmo a tirarci fuori le keyword che secondo lui sono veramente top, che sono quelle che io uso per lanciare la prima sponsorizzata, per frase esatta. E vi sono super utili per che cosa? Per il sottotitolo, di nuovo, per le sette keyword e così via dicendo. È un programma, ragazzi, che c'è da smanettare. Ci sono tantissimi tutorial. Perché? Perché ognuno lo riesce a personalizzare come vuole, lo fa funzionare come piace a lui, come serve a lui. 133 keyword. Se andiamo a guardare, vedrete che queste sono più attinenti. Nonostante ci abbia lasciato ancora delle keyword che a noi non interessano, lui ha visto che i libri, e lo possiamo vedere da qua, ve lo faccio vedere. Ecco
vi fa vedere la posizione che questi libri prendono, vedete, a seconda di ogni keyword. Vedete? Questo numero B09115M5, guardate cos'è. È l'async che noi stiamo andando a guardare. Quindi lui ci dice che per la keyword coloring book kids coloring book age 2-4, il libro, il secondo che abbiamo analizzato, ranka per secondo, il primo ranka per primo. Andiamo a vedere ancora qualcosa. Big Coloring Book vi fa vedere che il rank è 73esimo. A noi non interessa far la guerra a un libro che ranka 73esimo, capite? Quindi a noi servirà far la guerra a tutte le prime posizioni. Noi dobbiamo mettere nel nostro listing, nel nostro libro, tra titolo, sottotitolo e sette keyword, tutte quelle keyword che ci portano nei primi 10 posti. 7 posti, 5 posti, 20 posti, quello vedetelo voi. Però per vendere voi dovete essere nei primi 10 posti e fate qualche vendita. Volete vendere bene? Dovete essere nei primi 5. Perché nei primi 5? Perché i primi 5, che si chiama Blue Box, sono la cosa che si apre, la pagina che si apre quando si fa una ricerca. Se io vado a fare una ricerca su internet, la prima cosa che trovo sono quei 5, su internet, scusate, su Amazon, la prima cosa che vedo sono quei 5 prodotti e la mia concentrazione subito si ferma lì. Ok? Vediamo il risultato che ci dà adesso e dopodiché io mi fermerei. Vi ho dato una prima infarinatura e spero di avervi fatto venire l'acquolina. Perché? Perché vi ripeto, è un tool che veramente, veramente va studiato e utilizzato. Vedete, ad esempio, coloring book. Qua c'è un errore, vedete che c'è una U. Il secondo che abbiamo visto ranka per primo. Il primo che abbiamo visto come ASIN ranka 13esimo. 6 e 18esimo. 25 e 29esimo. Big coloring book, large coloring book, vediamo. Secondo e 87esimo. Ok? Bene. L'ultima cosa, vi metterò praticamente in descrizione i vari sconti che abbiamo come Low Content Café per i Runtain. Vi consiglio di farvi sempre, sempre le vostre ricerche e tutto quanto. Ci sono più tipologie di sconti, c'è cioè il 50% per un mese, il 20% per 10 anni, il 10% per 4 giorni se avete genitori maggiorenni. Ci sono veramente tante cose. Io ve li metto fuori tutti perché secondo me è una cosa che prima o poi dovete avere, Ilium. Spero di avervi dato qualche informazione, come dicevo, che vi ha fatto venire l'acquolina. Fatemi sapere cosa ne pensate e che cosa magari trovate. Trovate qualcosa di diverso che io non uso ancora. Oppure, ad esempio, vi posso già dire che Giorgia questo prodotto lo consuma. Giorgia, per le sue sponsorizzate, passa le ore su Ilium. Perché? Perché lei ormai sa i suoi prodotti, come deve farli girare a livello di ads e quindi c'ha tutti i suoi parametri da mettere nei filtri. Stessa roba Mino, stessa roba. Chiunque di noi usi Ilium lo personalizza come gli serve. Ok? Bene ragazzi, io vi ringrazio, vi ricordo di mettere un like, di farmi sapere cosa ne pensate e spero veramente di avervi fatto venire l'acquolina, perché questo è un lavoro che si può fare veramente, veramente bene. Ciao a tutti.